Il premio Federica De Luca è tornato in Puglia, nella terra tanto amata da Federica e dal suo piccolo Andrea, scomparsi in una tragedia familiare nel 2016 e che la Pallavolo ha deciso sin da subito di ricordare con un'intera settimana a loro dedicata, la settimana di Federica. Anche quest'anno la FIPAV Puglia ha organizzato una serie di appuntamenti tra scuole e palestre nel ricordo di Federica e Andrea, con al centro il tema della violenza sulle donne, purtroppo ancora tanto attuale. In prima linea in questa battaglia i genitori di Federica De Luca, Enzo De Luca e Rita Lanzon. Al loro fianco la Federazione Italiana Pallavolo, che ha istituito anche un premio dedicato a Federica alla sua quinta edizione in Puglia. Il premio, consegnato dalla consigliera federale Letizia Genovese dei genitori di Federica, è stato assegnato alla responsabile degli ufficiali di gara FIPAV Puglia, Denise Bianchi. Quinto anno in cui ricordiamo, ci stringiamo nel ricordo di Federica Andrea. Ho sempre organizzato in questi 5 anni, grazie al supporto del Comitato regionale, la settimana di Federica, quindi è un premio che io ho visto passare dalle mani e consegnato ad altre colleghe sicuramente meritevoli, in quel momento le più idonee ad avere quel premio. Averlo ricevuto quest'anno è stata un'emozione doppia perché non solo perché organizzo io questa settimana, ma più che altro per il rapporto che mi legava tantissimo a Federica, quindi da amica è un po' come il premio ritorna a casa. Il premio non è per me, ma è per Federica, per tutto quello che ha fatto e continua comunque a fare indirettamente.